Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi faremo un unboxing della faremo un unboxing della MyCam 4, un action cam gentilmente offerta da un LTMR. Allora, vi voglio parlare di questa telecamera perché secondo me per la qualità prezzo. Allora, voglio precisare, non mi sta pagando nessuno per dire questa cosa, eh? La qualità prezzo secondo me è ottima, perché l'ho pagata 30 euro, e ora vi farò vedere cosa esce da qua dentro. Insomma, questo come si presenta la camera. Accendiamo la luce, si deve vedere meglio. C'era manco di wifi, schermo da 2 pollici, 4K per 30 fps, angolo di 170 gradi, 2.g, non so cos'è, dopo leggeremo. Slow motion e modalità foto. Apriamo da sotto, vediamo che cosa ci esce, anche se io già l'ho aperta. Devo essere onesto, l'ho messa a caricare, perciò. Allora, delle faccette. Perché escono le faccette? Non lo so. Una pezza. Panno per pulire la lente. Un cavo per caricare la GoPro. La MyCam 4. Esatto. Cavetto per caricare. Un aggancio. Aggancio. Un altro aggancio. Ancora un altro aggancio. Adesivi. Adesivi, agganci per adesivi. Agganci per adesivi. Ah, c'è anche pure il ferretto nel caso si scolla, cosa? Sì. Perché già sanno. Ah no, allora sì, è buono. Un altro aggancio, ragazzi. Tre M parallelo. Ancora un altro aggancio. Aggancio di curvo, attenzione. Un... che cos'è? Vabbè, un altro aggancio. Un altro aggancio. Uno sportellino di ricambio. Sportellino chiuso. Chiuso. Per l'acqua, penso sia. Delle fasce. Fasce col velcro, dopo vediamo cosa servono. Un trasformatore. Trasformatore per caricarlo, ottimo. La cosa più bella, ragazzi, arriva ora. Il telecomando. Cioè, addirittura il telecomando. Cioè, nella GoPro Hero 5 non mi è uscito, giustamente, lo devi comprare a parte, costa 50-60 euro. Un altro aggancio veramente interessante, perché praticamente... Ah, questo è l'aggancio... Cioè, praticamente gira. La GoPro non lo fa, almeno che io sappia. Un'altra fascia e attacco per il manubrio sulla moto. Questo è ottimo. Ciao, lo tengo. Originale GoPro, però... 30 euro. Tutta questa roba per compra, euro. Prezzo buono. Ora vediamo la telecamera com'è fatta. Ah, ottimo. Ci sono dei piccoli problemi tecnici. Guarda, ma non abbiamo del tempo. Bene. Eccolo. Allora. Ma non ti senti contento? Sì, l'ottima acquisto, 30 euro. Ah, eccola. Eccola qua, signori. C'è anche la pellicola, guardate. Quindi fatta proprio bene. La vediamo. Apriamo la telecamerina. E notiamo che anche qua c'è una bella pellicola per non graffiare l'obiettivo. Bene. Ok, la stessa cosa vale per qua, e vediamo pure questa. La cosa bella, ragazzi, è che qua, inquadra qua, è un po' complicato, ci vorrebbe il cacciavite. No, esatto. Praticamente, come ben sapete, ecco qua questa, cioè, la batteria. Esattamente, si può cambiare la batteria come nelle GoPro, diciamo, recenti. Stiamo parlando di una GoPro, cioè di una action cam. Esattamente, di 30 euro che puoi cambiare le batterie, ti esce tutta questa roba pure col telecomando, secondo me è una grande cosa. Ora l'accendiamo, si accende da qua, dovrebbe accendersi, ecco. Ah, pure la musichetta. Un po' di musichetta ci sta sempre. E niente, fa vedere come si vede. Fa il video nel video. Vabbè, non renderà molto. Comunque oggi abbiamo visto cosa contiene la confezione. Domani invece, non mi riprendere a me che sono brutto, domani invece farò un paragone con la Hero 5 per strada, per vedere le differenze di qualità audio e video. Da 500 like crash test. Da 500 like crash test. Per 500 like, anzi a 500 like crash test di questa action cam fantastica. Come, niente ragazzi, cosa dobbiamo dire? Abbiamo, diciamo, cercato di elencare in maniera molto ignorante il tutto, insomma, l'unboxing della MyCam 4. Lo stanno pagando per dire queste cose, perché se no, non ho detto come la dici. Io non sono mai nel TMR che... Allora aspetta, ricapitolando. Vabbè, vedo, parlo io, ya. Vabbè, comunque ragazzi, direi di terminare qua il video dell'unboxing. Domani andrò a fare un giro in moto con Bead, se ci farà l'onore di venire. Io col mio super scarabeo, lui con la sua fantastica RS. Esattamente, e paragoneremo un poco questa MyCam 4 con la Hero 5 Black. Quindi
per ora è tutto e ci rivediamo a domani, anche se per voi passeranno pochi secondi. Ciao raga, il video finisce qui e noi ci becchiamo alla prossima. Bella, a tra poco raga. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, o meglio ben ritornati nel video dove ora andremo a testare la MyCam 4. E perfetto, la moto che non va. In poche parole, la moto senza l'aria tirata non cammina più. Non so il perché. La devo portare a vedere oppure ci devo dare io un'occhiata. Mi dica in penna la titania. Non va più. La devo fare un poco. Niente. Tiro un altro poco l'aria. Vediamo se ci farà grazie di arrivare fino alla spellonga. Ecco, si è ripresa. Vabbè, a parte la moto che non va bene, comunque ci stiamo recando alla spellonga per provare la GoPro. Niente. Sì. Che? Si è ripresa? Comunque stavo dicendo, siamo andati alla spellonga a provare questa MyCam 4, che è una telecamerina di 30 euro. Se non avete visto la parte iniziale del video, vi consiglio di andarla a vedere, perché praticamente vi faccio vedere un breve unboxing. Comunque, detto ciò, se riusciamo ad arrivare alla spellonga faremo questo confronto tra questa MyCam 4 e la GoPro Hero 5 Black. Nella salita mi sa che non ce la facciamo. Non ce la fa. Che? Ah, ma si raffredda e va. 2 hours later. Ce la faremo o non ce la faremo? Ho preso la scossa? No, scottato. Ah. Perché scotti il telaio? Se lei si scotta. Ma era fare il telaio? Dove qua? No, è sul tappo, è sul tappo. Madonna mia! Ah! Madonna mia! Metticela di plastica sta tappa! Di plastica? Sembra tu. Ma come la parcheggi così? One eternity later. Ah, bravo. Ah. E niente, io e il mitico Daniel ci stiamo avventurando nella natura selvaggia. Che poi mi scoccio pure di levare il casco, che sennò devo tenere la GoPro in mano. No, è sta troppa gente, non lo vedo. Daniel, lo saluto. Buonasera ragazzi. Sei saluto. Ragazzi, anche per oggi è tutto, spero che questo video diverso vi sia piaciuto, se vi è piaciuto fatevelo sapere nei commenti
E niente, saluto Daniel. Non dimenticate del like. Esattamente, anche il like. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. E niente ragazzi, alla prossima. Ciao. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.